Ci lascia un amaro grande perché comunque come si era messa la partita al primo tempo abbiamo fatto una partita di dominio assoluto e poi al secondo tempo per un episodio e per un calcio piazzato la partita si è indirizzata in un modo che noi non meritavamo. Però questo ci serve da esperienza e da crescita perché siamo una squadra giovane e quindi adesso dobbiamo subito pensare alla prossima partita e imparare soprattutto da stasera. Dobbiamo essere più concreti, soprattutto io che faccio quel ruolo purtroppo, e quindi cercheremo poi da domenica prossima di concretizzare queste occasioni che comunque con il modo con il gioco del mister ci saranno sempre ogni partita. L'importante è arrivare lì davanti, poi il gol viene perché dai e dai la palla va dentro. Il Teramo ha tanti margini di miglioramento, sia perché abbiamo un mister che ci fa lavorare tanto e ci chiede tante cose, nel senso entriamo in campo e sappiamo già tutto quello che dobbiamo fare, quindi questo è importante. E siamo ragazzi giovani e quindi siamo ragazzi che, me stesso compreso, possiamo migliorare giorno dopo giorno. A che percentuale è Bernardotto da 0 a 100? Bernardotto sta al 70%. 70%. Purtroppo pure l'anno scorso, giocando poco, ho perso ritmo partita e per un giocatore il ritmo partita fa la differenza perché poi ti puoi allenare quanto vuoi, però con i 90 minuti sulle gambe prendi la forma e prendi la condizione migliore. Quanto è diverso Guidi da Braglia? Ogni allenatore è diverso ognuno ha una sua idea, una sua idea di gioco, ognuno chiede diverse cose e quindi noi calciatori che siamo professionisti dobbiamo adeguarci a quello che il mister chiede. Ti chiede però del lavoro diverso da fare, mi pare di Richiede capire. del lavoro diverso e spero di ripagarlo tanto perché mi ha dato tanta fiducia e sa che posso dare tanto per questa maglia.